Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi questo video mi sa proprio che non ve lo potete perdere. Parliamo di Odensai. Era un brand che io non conoscevo fino a pochissimo tempo fa. Se avete visto gli ultimi video haul di make up, vi ho fatto vedere una parte della collezione che mi hanno mandato, ovvero la loro collezione Alba, che a mio parere era la più bella del momento. Adesso sono uscite altre collezioni, vi lascio magari il link del sito in info box. Allora, mi hanno mandato i prodotti, non è assolutamente un video sponsorizzato, quindi ciò non cambierà assolutamente il mio giudizio, come sempre. Questa è la palette Alba, ragazze. Adesso vi metto gli swatch. Questa è la meraviglia. Abbiamo 6 rossetti a lunga tenuta. Il pack è questo, è super, è di plastica, ma è bello massiccio, vi dà proprio, non lo so, mi dà un'idea di prezioso. E in più abbiamo 6 blush, questi sono 3 e ci sono poi gli altri 3, li abbiamo già visti durante il video haul. Vi lascio gli swatch dei rossetti e della palette e ritorno tra un secondo. Questi sono gli swatches dei rossetti, abbiamo l'M201, M202, M203, M204, M205, M206. Questi sono gli swatch della palette che promettono molto molto bene. Allora, non vi ho fatto gli swatch dei blush, sono 6 blush di cui 3 luminosi e 3 matte. È l'unica cosa che non vi ho swatchato oggi, ne proveremo uno insieme. Andiamo subito a iniziare il nostro make up. Ho già fatto la base perché vi sto registrando un video sulla base dei prodotti di Ordinary, quindi ne approfitto e faccio 2 in 1. Mi raccomando, prima di cominciare iscrivetevi al canale e lasciate un bel pollicione in su per questo video. Vado a iniziare subito il mio trucco occhi, ragazzi, non vedo l'ora perché, cioè, io sono rimasta scioccata dagli swatch. Prendo un pennello da sfumatura e vado a prelevare Lotus, che è questo rosa malva. Lo applico nella transizione, ma vi dico, io non l'ho ancora provata questa palette, però durante gli swatch sono rimasta abbastanza scioccata. Vado ad applicare Lotus nella piega in modo molto veloce e blando e già vediamo che c'è pigmentazione. Sono super gasata, vi dico, perché mi sembrano veramente top. Ok. A questo punto, cioè, io metterei tutti i colori oggi perché c'è uno più bello dell'altro, uno più bello dell'altro. Vado a prendere Peony, che è questa tonalità più scura della palette, e la porto nell'angolo esterno. Facciamo un trucco veloce, ma secondo me sarà fighissimo lo stesso. Sono ben prestati, in cialda spolverano ma poco. Credo proprio che comprerò altre palette di questo brand, se, perché anche gli shimmer quando li ho swatchati, mamma mia, cioè hanno diverse finiture, mi sembrano una cosa spaziale. Vado a sfumare verso l'alto, cioè si sfumano con una facilità assurda. Ancora una punta qui, allungo leggermente, stupendo. Prendo ancora un po' di Lotus, vado nella parte alta. Questa palette è bellissima per trucchi abbastanza neutri, perché abbiamo dei marroni che si possono fondere a questi giallo ocra, i malva, cioè veramente wow. Peccato che l'azienda non mi ha lasciato un codice sconto per voi. Questa palette, se non sbaglio, costa intorno alle 23 euro,
però è veramente bella. Abbiamo 16 colori. Sì, le cialde sono un po' piccoline effettivamente, però è molto molto d'effetto. Non voglio fare cut crease, voglio fare un look semplice. Mamma, io li vorrei mettere tutti. Allora, mettiamo un po' di Cherry Blossom, che è questo, non saprei come chiamarlo, un bel metallizzato, bello vivido, stupendo, nella parte più esterna, che si va a fondere con il colore scuro, perché volevo provarlo assolutamente. Cioè, col pennello sono proprio super burrosi. Nella prima parte vado a prendere Carnation, che è questo colore, proviamo, e lo porto nell'angolo interno. Ci sarebbero tanti di quelle varianti da poter fare. Cioè, parliamone. Col pennello a caso, cioè proprio a caso col pennello. Adesso voglio prendere una punta di questo qua, una punta di Lilac, che è questo top coat, e voglio provarlo a mettere sopra. Cioè, questi sono i miei esperimenti. Esatto, va a raffreddare, vedete? Va a raffreddare l'oro e lo rende ancora più luminoso. Mamma, che belli. Stupendo. Super stupendo. C'è Fallout, perché ho preso abbondantemente col pennello e ho messo su proprio alla buona. Sono curiosa come una scimmia di vedere il giallo, quindi prendo un pochino di Daisy e lo metto proprio qui nell'angolo interno. Questo è un giallo senape matte e sopra gli metto un po' di Sunflower, che è più o meno lo stesso colore ma metallizzato. Lo sto facendo per provare più colori possibili, ovviamente. Ok, parte bassa, vado a prendere un goccino di Lotus e un goccino di Peony. Sono bellissimi questi colori. Ok, molto easy, applico il mascara e poi facciamo labbra e guance. Eccomi di ritorno, perdonate i miei capelli, me li devo lavare. Come blush ho selezionato questo perché mi piace tantissimo, è un rosa molto intenso con degli sparkle all'interno ed è Sweet Tulip. Vado a prenderne un pochino, essendo molto pigmentato cerco di stare leggera. Lo applico un po' anche sulla punta del naso. Molto bello. Devo dire che lo sparkle poi non si nota più di tanto. Andiamo proprio a fare tipo bambolina, così. Così vedete bene anche il colore. Il colore mi piace tantissimo, è proprio intenso, molto bello. Però non è luminoso, quindi dovrò applicare un pochino di illuminante sicuramente. Passiamo alle labbra e sulle labbra vado ad applicare l'M206, che è la penultima colorazione che avete visto negli swatch all'inizio del video.
Fa un po' oscura questo rossetto. Non mi piace tanto il colore. Ok, questo è il rossetto M206 della collezione. Sono particolari perché hanno un gusto un po' di quel frutti di bosco un po' fake, quelli delle caramelle che mangiavo da piccola, però devo dire che mi piace il gusto. Ora sta asciugando e non si trasferisce da labbro a labbro, nonostante la colorazione sia abbastanza intensa, quindi mi sembra un buon prodotto. Ragazze, questo è il look terminato, non ho messo kajal, non ho messo eyeliner, quindi molto easy, un trucco occhi molto semplice, anche da realizzare. A me piace tantissimo questa palette occhi, ma veramente un sacco. I blush belli se ne trovano di simili sicuramente, però devo dire che effettivamente i prodotti hanno una buona qualità. Anche il rossetto, ovviamente lunga tenuta, quindi asciuga un pochino, però si fissa molto bene alle labbra. Quindi ero un po' titubante all'inizio del video, però quando ho iniziato a farvi gli swatch, che è stata la prima cosa che ho registrato per questo video, mi sono assolutamente ricreduta. Gli shimmer sono bellissimi, sono pieni di riflessi e i matte si sfumano super facili. Oggi mi vedo un po' pallida, non so per quale motivo, forse il fondotinta. Comunque io vi ringrazio per essere stata in mia compagnia e spero che questa recensione vi possa essere utile qualora vi venga la curiosità di provare questo brand. Fatemi sapere nei commenti che cosa vi ha colpito di più. Io come sempre vi mando un bacio gigante, ci vediamo al prossimo video da Federica, la donna qualunque.